Massimo Castellana, Comitato Cittadino Salute e Ambiente, la pronuncia dell'ONU su Taranto quale zona di sacrificio ha causato immediatamente la vostra reazione? Eh sì, perché già considerare dei territori di questo mondo zone di sacrificio ci dà l'impressione che qualcosa non vada assolutamente. Ha individuato queste zone di sacrificio l'ONU considerando che alcuni governi di alcune nazioni in combutta con alcune grandi aziende hanno agito contro la salute dei cittadini, contro l'ambiente, contro la dignità, le libertà personali. Dicono, e voglio leggerlo, che le persone che abitano in queste zone di sacrificio sono state sfruttate, traumatizzate, stigmatizzate. Sono trattate come usa e getta, le loro voci ignorate, la loro presenza esclusa dai processi decisionali e la loro dignità e diritti umani calpestati. Queste sono le parole che l'ONU ha voluto utilizzare indicando delle zone di sacrificio. È una cosa inaccettabile, uno Stato che si abbassa a questi livelli, che non considera l'essere umano come principale personaggio da proteggere e si dà così appieno alle produzioni altamente inquinanti, è uno Stato che non merita di essere chiamato democratico.